I tentacoli della mafia foggiana, la quarta mafia, sui servizi pubblici del comune. Affidamenti alla società incaricata dell'installazione dei semafori senza le dovute certificazioni antimafia. Stessa cosa per la videosorveglianza. Anomali gli incarichi per la gestione del servizio di riscossione dei tributi. La relazione della Commissione di accesso agli atti del Ministero dell'Interno, che da marzo ha fatto luce sulla gestione amministrativa a Foggia, fotografa l'abbraccio tra politica e cosche locali. Ieri il Consiglio dei Ministri ha sciolto il comune per mafia, già commissariato da alcuni mesi, quando il sindaco Franco Landella, Lega, si era dimesso poco prima di essere accusato dalla procura del capoluogo dauno di corruzione e tentata concussione. Nell'inchiesta finirono anche la moglie dell'ex primo cittadino, un imprenditore, due consiglieri e l'ex presidente del consiglio comunale Iaccarino, noto per il video degli spari dal balcone a Capodanno. Nel decreto di scioglimento si legge che traspare un quadro inquietante della realtà amministrativa che attesta uno sviamento a favore della criminalità organizzata. Frequentazioni e parentele tra amministratori ed esponenti delle cosche, intrecci pericolosi che hanno riguardato anche due dipendenti comunali. Adesso per la città si apre un lungo periodo di commissariamento. I foggiani non potranno votare ad ottobre. La presenza e l'estensione del fenomeno criminale richiedono una bonifica del palazzo comunale di 18 mesi.